Ciao a tutti i miei amici di shopping. Finalmente riesco a girarvi un video di shopping, più che altro perché finalmente sono riuscita ad andare da Flying Tigers Copenaghen e ho fatto questi acquisti. Allora, beh, lo shopper ce l'avevo già con appunto la S di Silvia. Allora, gli acquisti sono acquisti, beh, soprattutto di home decor, come sempre, e cosine che adesso vi faccio vedere. Allora, primo acquisto, due tazze. Allora, c'erano anche le tazzine più piccole per il caffè. Io ho acquistato queste che sono un po' più grandi, dove berrò il caffè. Io, insomma, sono tazze tipo un po' da cappuccino. Allora, i colori appunto sono l'ocra. Beh, sono bellissime perché sono fatte con questa righina in rilievo e poi questo color ottanio, carta da zucchero, che sta divinamente vicino all'ocra e che si abbina anche appunto a alcuni altri oggetti che ho nella mia cucina. Allora, vi mostro random dal sacchetto, ecco qua. Allora, questo invece è un oggetto di cartoleria che metterò assieme alle altre agli altri oggetti che ho nel mio laboratorio, una squadrettina tutta in legno, bellissima. E poi vediamo cosa qua. Ah, ok, questo invece è un portaocchiali in carta, cartoncino. Allora, io ormai sono diventata cieca, quindi devo mettermi gli occhiali per vedere da vicino. E siccome prendo quelli là tipo da farmacia di solito e ne lascio un paio in giro ovunque in casa, non li prendo con la confezione, insomma, senza custodia. E allora mi sembrava troppo carina anche questa e quindi l'ho acquistata. Allora, poi magari se trovo lo scontrino, ecco qua. Ecco, dopo magari lo apro per bene, vi dico anche i prezzi. Comunque sappiamo che le cose di Tiger non sono di grosse pretese, i prezzi sono sempre molto bassi. Allora, questo invece è beh, sempre un oggetto. Allora, ho acquistato anche oggetti di cancelleria, cartoleria, questo qui, sempre in legno naturale, è praticamente appunto in bambù ed è un porta penne da appoggio, quindi io lo metterò nel mio laboratorio, ci appoggerò anche magari gli occhiali, la gomma, la matita, le mie cosine, insomma, per averle a portata di mano. Allora, cerco di fare presto, ma sapete che il dono della sintesi non fa parte della mia persona. Vabbè, queste sono due batterie. Mi sono state regalate per Natale due casette, quelle che si illuminano, bianche in ceramica, acquistate alla Coin, solo che non avevano la batteria. Allora, ecco, vi dicevo, che utilizzo, gli occhiali per vedere da vicino. E ne ho veramente diversi, alcuni lascio in laboratorio, altri in cucina, altri in camera e quindi li acquisto proprio molto velocemente con appunto più uno e insomma sono quelli standard, però questi mi piacevano un sacco, questo effetto bambù e niente, non ho resistito e quindi questi andranno nel mio laboratorio assieme al righello e alla custodia, quindi anche abbinata. Poi, eccolo qui. Allora, praticamente è un appendino rivestito da questo materiale che è quello dei cavi, praticamente. Eccolo qui. Mi fa venire in mente il cavo del ferro da stiro. E niente, è fatto troppo carino, è anche smussato qui e ha due, anzi tre, spazi per poter appendere. Non so, dico io, i pantaloni, delle sciarpine, eccetera. Sicuramente non finirà nell'armadio. A me piace l'idea di appenderlo a muro, a vista, insomma, in camera, in bagno. Adesso non lo so, troverà sicuramente una posizione. Altro acquisto, eccolo qua. Sempre in legno di bambù, questo qui è ecco, questo è un oggetto di decorazione o comunque anche di utilità per il bagno. Quindi io qui metterò, vedete, è un porta dischetti per lo strucco. Quindi fantastico, cioè toglierò la confezione di plastica dei dischetti, togli il trucco, lo metterò qui, quindi avrò modo anche di organizzare meglio lo spazio in bagno. Mi piaceva troppo. Allora, poi
Ecco qua, dal bagno passiamo alla cucina, mi sono per le tazze da tè cappuccino e ho preso queste coppette, io le adoro, sapete, ho fatto diversi video anche di acquisti da H&M. Sì, io le utilizzo soprattutto per le patatine. Ok. Allora, poi questo qui è un'altra cosa di cancelleria, è collegato, cioè unito in modo tale che si possa aprire. Qui ci sono dei fogli in bianco avorio, lisci, e dopodiché ho acquistato, vediamo, eccolo qua, un altro righello. Dicevo, un altro righello, io ho acquistato altri righelli da Tiger, e io li adoro. L'altro era molto più grande e aveva una riga colorata qui, un segno obliquo, molto bello anche quello, e quindi questo finirà non nello studio di mio marito, ma nel mio laboratorio. Dopodiché, questo invece devo ancora valutare se tenerlo a casa oppure portarlo sempre nella mia postazione in ufficio di mio marito. È un calendario fatto, allora adesso è chiuso, comunque fatto con questi quattro cubetti dove appunto sono indicati i giorni. Ecco, l'ho già aperto. Allora, qui ci sono i mesi, ok. E qui ci sono i giorni della settimana e poi i numeri e poi ovviamente uno li regola, insomma, ecco, molto molto carino, anche lui in bambù, non so se si nota, questo è la mia fissa del momento, quindi legno naturale, bambù, perfetto. Vediamo il prossimo acquisto. Allora, questo qui mi piace da morire ed era da tanto che cercavo una cosa del genere. Allora, questo qui a forma di appendino è un accessorio da doccia, quindi praticamente io avevo il porta sapone, shampoo, eccetera, spugnina, eccetera, della doccia di super design, super fighissimo, che però ovviamente si è rotto dopo un po' di anni di utilizzo, e quindi questo, dicevo, è... questo secondo me è un degno sostituto, mi piace un sacco, forse dovevo acquistarne due anche per il bagno di sopra, però per il momento il porta sapone, shampoo eccetera, prodotti per la doccia sopra, che ho in bagno, è ancora a posto, non si è rotto, quindi insomma ho preso solo questo. Poi ho preso, indispensabile, dei mini post-it, però i colori sono stupendi. E questi, beh, nel mio laboratorio ne ho già un sacco di belle scritte, quindi questo finirà in ufficio con queste cosine qua. Poi mi mancava lo scotch, l'avevo finito con le confezioni di Natale, di solito sempre quello con tutti i disegnini, avevo bisogno di uno scotch. Eccolo qua, quindi questo finirà nel mio laboratorio. Allora, dimenticavo, in realtà erano visibili fin dall'inizio del video, non ho finito gli acquisti che ho fatto da Flying Tiger Copenhagen, ma ho acquistato, visto che stavo morendo di fame nel momento in cui ho preso, ve li volevo consigliare, sono finiti perché io li ho mangiati tutti nel viaggio di ritorno in macchina, sembravo una pazza. Allora, comunque ve li consiglio tantissimo, sono praticamente dei tartufi, mini tartufini di cioccolato fondente con le noccioline, sono tanti, dentro hanno la carta stagnola, sono protetti e sono buonissimi, adoro. A me non piace, vi dicevo, a me piace il cioccolato al latte, bianco anche, fondente, extra fondente, tutti quanti i cioccolati, però di solito le aziende, non so, quelle svedesi o tedesche o svizzere, sinceramente, il cioccolato al latte sempre che ha un po' di caramello, a me non piace proprio assolutamente il caramello, mi stomaca da morire, quindi lo prendo fondente in queste circostanze qui, consigliatissimi, quando torno li riprenderò. Invece li abbiamo finiti ieri sera, però li ho mangiati per metà sempre nel viaggio di ritorno, infatti sono tornato con mal di stomaco feroce. Questi sono dei bastoncini di cioccolato con all'interno menta, quindi sono degli after eight, sono identici e sono tantissimi dentro perché la confezione è divisa in due, sono piccolini ma sono diversi, cioccolato fondente e menta, a me piace. Questi invece mi sono stati regalati in omaggio, appunto lì quando ho
pagato in cassa. Allora, in realtà davano degli omaggi a tutti quelli che acquistavano, anche, anche se spendevi poco. Ad esempio, i ragazzi prima di me hanno dato tipo delle decorazioni di Natale, quelli là tipo agrifoglio, tipo un po' di plastica, così. Poi hanno visto che io ho acquistato queste cose, hanno visto la mia faccia, hanno pensato che fosse golosissimo e mi hanno regalato questi biscotti, appunto a forma di cuore. Sicuramente sono quelli tipo lo zenzero, insomma, ecco, e un bel regalino, insomma, ecco, oserei dire. Allora, vi avevo promesso che vi avrei detto anche i prezzi. Allora, i cioccolatini tartufini li ho pagati 2 euro, poi cioccomenta 1 euro, poi ho pagato la custodia per gli occhiali, l'ho pagata 1 euro, la gruccia in corda, fantastica, l'ho pagata 3 euro, gli occhiali da vista, eccoli là, li ho pagati 1 euro, poi ho pagato 5 euro il quaderno a 5 con i fogli a voglio dentro, per le penne, questo il portapenne 2 euro. Ho pagato 5 euro lo scaffalino, quello lì per la doccia, eccolo qua, 5 euro. Ho pagato il calendario, il calendario quello lì, ecco qui, quello per lo studio, l'ho pagato sempre 5 euro. Ho pagato 3 euro i portadischetti in cotone, cioè è in legno, però i dischetti sono in cotone. Le batterie, le batterie. Questo è il cucù. Allora, le batterie ho detto 1 euro, poi la squadretta. Quella per il mio laboratorio l'ho pagata 2 euro, il righello sempre 2 euro, il nastro adesivo, eccolo là, 1 euro, le tazze in ceramica le ho pagate 3 euro ciascuna e invece 2 euro le ciotoline, ok, quelle vanno bene anche per il gelato e basta. Ho speso 45 euro, non è per quello che mi hanno dato l'omaggio i biscotti, facevano gli omaggi a tutti. Io adoro Flying Tiger, Copenhagen e in realtà... Avrei comprato anche una scatolina fantastica in bambù che si piegava con la chiusura, avrei comprato altre 100.000 cose. Per ora questo è tutto. Vi ringrazio se mi avete seguito fino alla fine, come sempre. Un bacione e a presto. Ciao!